Piacere Daniele. Piacere Alessia. Che c'è? Ho il rossetto sui denti. No, nessun rossetto. È che ci siamo già visti. Ci conosciamo? Ci conosciamo, non lo so. Ma all'università? All'università? Che facoltà farai? Lingue. Tu? Accademia di recitazione di arte drammatica. Ma non all'università. Però comunque si guadagna più di lingue. Per dire. No, però ti ho visto da qualche parte. Magari in palestra, perché io faccio gag. Tu? Faccio gaga. Nel senso che non frequento. Guarda, allora non lo so, non ti so dire. Elementari? Elementari, io andavo dalle suore. Dalle suore! Anch'io andavo dalle suore. Forse ci siamo visti là, sì. Ah. No. Io mi ricordo di te da adulta. Adulta. Vabbè, ordiniamo. Sì, però prendiamo solo qualcosa da bere, perché... Se mangia, mi si gonfia lo stomaco. Vabbè, siamo qui, mangiamo qualcosina, giusto per spizzicare. Anche perché, se posso dirtelo, hai un fisico veramente invidiabile. No, grazie, ma non è per questo, che tra un'oretta devo scattare per OnlyFans. Perché se mangio adesso, poi mi si gonfia lo stomaco, è antiestetico, non mi va. OnlyFans, sì, perché io scatto foto di nudo integrale. Che c'è, ti ha scioccato questa cosa? Ecco dove ti ho vista, su OnlyFans! Ma tu sei Alessessi! Ma come ho fatto a non riconoscerti? No vabbè, tranquillo, è normale, perché io scatto con la benda su io. Con la benda sugli occhi, sì. Guarda, sono mortificato, veramente. Se ti avessi visto nuda, sicuramente non mi sarei sbagliato. Vabbè, ma quindi sei un mio fan? Un tuo fan? Io sono un abbonato premium. Oh. Io sono Topolino Americano 94. No! Cioè, tu sei Topolino Americano 94? Assurdo! Oh, che piacere conoscerti! Cioè, tu solo questo mese mi hai donato 200 euro! Infatti oggi paghi tu, perché sono rimasto senza soldi. Guarda, per te... questo ed altro. Ah, guarda, ti posso fare una domanda? Ma perché questo nome Topolino Americano 94? È un gioco di parole, perché 94 è il mio anno di nascita. E Topolino Americano? È una traduzione dall'inglese, è perché Topolino Americano è rattusa. Geniale, guarda, geniale, bellissimo. Io sono veramente onorato di essere qui con te. Consentila. Dai, mangiamo qualcosa. No, più tardi che scatto. Mangio, poi mi si gonfia. Non è proprio... Ma ti fai le foto di spalle. E poi, se posto, sono anche quelle che io preferisco. Quello è tutto merito di gag. Guarda, sta buono scendendo su gag. Sergio, ma perché dopo che abbiamo finito qua, non lo so, magari passi a casa mia e... Eh? E scattiamo qualche foto insieme, così la pubblico sul mio profilo. No, non me la sento. Ma come? Non te la sei? Ma tu fai l'attore, giusto? Aspirante. Ma se tu scatti nudo nel tuo campo, puoi fare parecchia strada. Ma in questo fisico non arrivo manco a battipaglia. Ma che, hai dei pregiudizi? No, quando mai? Ti ho appena detto che sono un tuo abbonato premium, un tuo fan. Perché va bene essere abbonati, va bene vedere le altre persone che scattano nude, però poi quando devo scattare loro, no, non c'è mai. Vabbè, che significa? Mi piace guardare, ma non è che per forza mi piace apparire così. È un po' come chi è appassionato di spettacoli, mica per forza deve fare la... Perché già lo so che cosa stai pensando. Oh, ma lei non ha poco di buono, perché lei non fa un lavoro come gli altri. Dillo la verità. Ma non è vero. Tu lo sai io quanto pago di tasse. Non mica faccio finanziere. Ma guarda, ti si legge scritto in fronte. Oh, dalle suore ad OnlyFans. Guarda, sei come tutti gli altri, che cresce. Ma stai facendo tutto cose tu. Per me, guarda, veramente, ognuno nella vita ha dei vizi e delle virtù. Per esempio, pure io sono freddoloso. E cosa c'entra questa cosa? Che a te piace stare nuda, mi vestito. Guarda, sei patetico! Ma ad esempio, ma... OnlyFans. Da dire era più facile.